Buonasera. Signore e signori, buonasera. Un saluto particolare al pubblico dell'Eurovisione. Ed eccoci giunti alla serata conclusiva di questo festival. Sulle 12 canzoni che sono state prescelte nelle prime due serate, il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio attraverso il voto Festival Sanremo. Il voto dovrà essere inviato entro il 4 febbraio, cioè sabato 4 febbraio. Il tempo è una settimana. Per esprimere questo voto dovrete servirvi di una speciale schedina, che adesso vi sarà inquadrata. Questa è la schedina. Sanremo, oltre che dai manifesti con i volti dei cantanti più noti e con quelli dei giovani leoni, come ormai comunemente vengono chiamati, è tappezzata dalle schedine del Voto Festival. Tutte queste schedine sono già nei bar, nei caffè e nei locali pubblici. Quindi anche voi le troverete da oggi in poi nelle ricevitorie dell'Enalotto. La schedina serve innanzitutto per indicare qual è la canzone preferita. Il numero corrispondente alla canzone preferita deve essere segnato sulla vostra schedina e precisamente in quadratino che si trova in basso sulla vostra sinistra. Oltre alla canzone preferita siete invitati anche a fare il vostro pronostico. Infatti dovrete scrivere la classifica sui tre tagliandi che voi avete sempre sulla vostra schedina. Quindi per questo motivo stasera le canzoni, oltre al titolo, saranno anche annunciate con il numero. Il numero infatti vi sarà molto utile. Ed ora le orchestre. Seguiranno le canzoni, come sempre, l'orchestra del maestro Gianfranco Intra. L'orchestra del maestro Bruno Canfora. Diamo inizio così al nostro programma con l'orchestra del maestro Canfora. Di Paoli, ascoltate Un uomo vivo, numero 23. Canta